Arriva il fischio e quindi inizia il match. L'Ungheria in possesso palla, attaccherà da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco. Ungheria che riparte dal centro. Ancora Iannucci dal capitano Scardigno, la 5 sulle spalle, tocca ancora Iannucci, ora scarico in avanti, ancora per Ceci, spalla alla porta da pivot numero 9, poi si intromette bene, buona anche la finta Luca, qui arriva il tiro, doppia deviazione, poi chiusura sulla linea per il giocatore della Turchia che ora prende campo, rapidissimo qui sulla sinistra, il numero 4 Procacci, risponde Marconi. Iannucci si guarda in avanti, tocco che arriva sempre per Ceci, due tocchi ancora per Iannucci che si perde però lì il pallone, quindi recupero Turchia. Buono Pizzuti al centro, ancora arriva tu per tu con Marconi, il mancino è largo però, occasione e vantaggio per Proscio che schiaccia la pel sinistra, non trova la rete dell'1-0. Ha chiuso lo specchio, per sua fortuna il sinistro è finito sul fondo, ancora si muove sulla destra Litordella, altra conclusione un po' forzata, quindi ripartenza ancora per Proscio. Scardigno abbassa le gambe, riesce a chiudere il suo sinistro, altra conclusione e arriva questa volta il destro vincente all'angolino, un fulmine alle spalle di Marconi che non può nulla, destro incrociato terrificante qui per il numero 4 Procacci e apre il match proprio lui, 1-0 Turchia dopo 5 di gioco. Ma troppo ravvicinato e molto potente soprattutto all'angolino, nulla da fare per lui, intanto sbaglia ancora l'Ungheria in uscita, questa volta ci mette il corpo Marconi, poi fallo netto, con calma l'Ungheria prova a uscire dalla pressione incerta allora qui della Turchia. Buona ancora la sponda di Ceci, Iannucci, Tordella, tanto traffico, arriva il mancino, bella ma ottima anche la chiusura qui di Nori. Iannucci, scambio corto con il capitano, ancora Scardigno da fermo, apertura su Tordella, viene incontro, svaria Ceci, lascia lo spazio libero proprio a Iannucci che cerca a sua volta il 9, arriva la girata, la spizzantata ripartenza da fermo Pizzuti, penso al destro, giro, golasso qui della Turchia, raddoppio al 10° di gioco. Nulla da fare ancora per la difesa verde, forse troppo larga e un po' addormentata, ma il destro è limpido, bacia l'incrocio di palo interno e arriva il raddoppio della Turchia con il numero 10, Pizzuti. Richiama all'ordine il direttore di gara, tutti presenti lì in mezzo, parte Ceci diretto in porta, visuale oscurata ma arriva il gol al centro, raso terra e vincente il destro del numero 9 che appunto porta l'Ungheria sul meno 1. 2-1 dopo 11 e 10 di gioco. Guadagna qualche secondo per riposizionarsi bene in campo. Tanto bello il tiro forte al centro. Palla che rimane di Scardigno. Ancora super chiusura di Procacci. Leo, al centro, Leo. Efficace qui per la Turchia che ha rischiato qualcosa con questa palla vagante. Ancora Scardigno. Altro mancino, ancora Nori. Verticale Ceci. Spalla alla porta. Non ha forza, lì non rischia. La girata. Poi sbaglia qui l'appoggio, Iannucci era un po' di fretta, Proscio ne va a approfittare. Netta sul sinistro, si chiudono le maglie verdi, quindi scarico ancora laterale. Si va a vedere ancora Proscio. Viene incontro Mirti, cercato invece l'Anna, palla che trova solo Tordella, ripartenza dell'otto, allunga il passo, esce Nori. Ungheria. Scardigno da fermo. Va ancora profondo, girata ancora, miracolo di Nori e poi chiuso Tordella da Procacci. Nori. L'ha tolta praticamente dalla porta con Iannucci a botta sicura lì da due passi e non trova il gol del pareggio, ancora Nori due volte, incredibile il portiere della Turchia, quello di Lanna. Riparte quindi l'Ungheria che si sta avvicinando anche se in maniera non molto continua alla porta avversaria, sempre con molta pericolosità, intanto sbaglio di disimpegno Tordella. Proscio taglia fuori la posizione, miracolo di Marconi, paratona qui del numero uno dell'Ungheria, senza troppi appunto complimenti, allontana l'azione avversaria, ancora Tordella, cerca un velo troppo complicato, Mirti ne approfitta, prende un po' di campo numero 2, poi passa con una magia proprio su Tordella. Procacci vuole palla, Proscio, Procacci passa in mezzo a tutti, Marconi centrale, palla che rimane lì anche se rischia ancora, ancora Proscio, ha doppia occasione Marconi due volte, punizione di Ceci numero 9 e ecco così spiegato il 2-1 attuale. Cambio di campo per le due formazioni, quindi Turchia dalla destra a impostare ancora proprio sulla corsia di destra, si muove profondo Proscio, non forzato il lancio, arriva ora il sinistro di Proscio, Marconi la salva palla e rimane lì sulla linea, Tordella riesce a recuperare ma ancora Proscio, altro mancino, ancora Marconi,
verticale scambio, una, un po' di confusione, qui si riparte al basso. Procacci ancora per Nuzzi, buono qui la girata, bello il palo esterno per il numero 7 maglia bianca. Palla che scappa quasi dritta per dritta rispetto alla sua posizione, quindi riparte l'Ungheria con Tordella che si appoggia da Iannucci. Verticale, buona l'idea, palla un po' lunga, ci arriva Ceci, ci arriva anche Nori però, accelerare le riprese dei calci da fermo avversari, diciamo così, Procacci dalla metà campo. Cerca lo scavetto, cioè arriva Mirti, esce Marconi, scavetto largo di Mirti, il pallonetto finisce largo. C'è qui per il numero 2 della Turchia, che giustamente ha aperto il destro, con Marconi fuori dei pali, non trova la rete, Ungheria ancora, che rimane nel match. Scardigno, verticale Ceci, gira su Tordella, buona la fitta a rientrare, pensa al mancino, la salva Ceci praticamente. Tiro libero Turchia allo scadere, può partire il 5. Va Sabelli, sfida Marconi, parte Sabelli mancino, Marconi la tiene anche a terra, ora può ripartire da Scardigno. Ultima forza signore del match, Tordella che è rimasto in campo, attende ora il supporto, anche power play qui per l'Ungheria, giro palla, arriva il mancino, sempre Nori che nega il gol del pareggio all'Ungheria e fa vincere così insieme a tutti i suoi compagni la Turchia, che si porta a casa l'edizione europea della Top 5 2024 di Valmontone. Turchia che esplode di gioia con i suoi sostenitori, 2-1 al triplice fischio. Match spettacolare, molto intenso, siamo rimasti sul punteggio come vedete nel primo tempo, nei primi 25 di gioco, tantissime occasioni da gol, portieri protagonisti Marconi e Nori ovviamente tra i migliori in campo, poi tante occasioni, tanto nervosismo, qualche cartellino scappato diciamo ai direttori di gara, ma match entusiasmante qui al campo di Via della Pace di Valmontone. È tutto per questa serata, questa bellissima serata di futsal. Ora spazio alla festa qui a Valmontone, saluto le due formazioni, rientrano un po' gli spiriti nelle vie diciamo sportive, possiamo così definire il tutto. Si salutano i giocatori di Turchia ed Ungheria, vince la Turchia e tra poco alzerà la coppa come prima classificata.